Sì, diciamo noi ci stavamo pensando, stavamo cercando di interloquire, insomma, con vari soggetti per capire, per dare tempo anche ai soggetti che avevano in possesso un permesso di, diciamo, utilizzo del suolo pubblico. Poi è intervenuto il governo nazionale e le ha prorogate fino al 30 settembre, quindi diciamo chi attualmente è in possesso di un'autorizzazione di suolo pubblico fino al 30 settembre è prorogato, salvo, insomma, disdetta dell'interessato e non sia più, che non lo voglia più. Logicamente nella nuova disposizione abbiamo inserito eccetto i giorni della festa del perdono, quindi in quei giorni lì i vari deor o le varie occupazioni di suolo devono essere smontate. Inoltre, la Giunta invece aveva già deliberato la sospensione del pagamento del canone per quanto riguarda il suolo pubblico fino al 31 dicembre 2022, quindi questa rimane in vigore e fino invece al 30 settembre sono prorogate le autorizzazioni.